io questo video non lo volevo fare, non mi sentivo intellettualmente onesto a fare questo video. È tutta la mattina che ci penso e ci ripenso. Per quale motivo dovrei fare un video su una tragedia? Crollo del ponte di Genova, 14 agosto 2018, 40 morti, tra cui 3 bambini. Perché? Se non trovavo una risposta, non l'avrei mai fatto questo video. Perché odio, è tutta una strumentalizzazione, è tutta una mercificazione, se vendono pure le foto. I politici non aspettano altro che queste tragedie per accusare la fazione opposta e accaparrarsi i voti. È come se avvertissero una sensazione positiva in seguito a una tragedia del genere. E sì, perché gli può portare un vantaggio, oppure l'occasione per poter contestare la parte politica avversa. Ragazzi, mi perdonerete, io odio la politica, io non c'ho neanche il televisore dentro casa, non ce l'ho fatta più a un certo punto, ho dovuto alienarmi e staccare tutto. Non fa per me, non parla la mia lingua. E allora perché io faccio questo video? Per quale motivo? Io faccio questo video perché è tutta la mattina che sto soffrendo interiormente, io sto male, io mi sento a disagio perché ho la mente che mi va fissa nella circostanza di quell'automobile con la famiglia all'interno, moglie, marito, bambino di 8 anni che stavano andando in ferie per trascorrere il Ferragosto in Sardegna e stavano andando al porto di Genova per prendere il traghetto. E allora immagino la mamma che magari si è girata per chiedere al bimbo: ma ti sei ricordato di prendere il costume? Hai preso i giochi? E in quel momento il boato! Io mi immagino quella circostanza! È lì che va la mia mente, è lì che va la mia anima, è l'animus che fa la differenza tra le persone. A un certo punto il tonfo, seguito da grida, urla di disperazione della mamma, del papà, pianti del bimbo, ma per soli 5 secondi! Perché dopo è arrivato il silenzio. Il silenzio definitivo, il silenzio della morte, della distruzione di una famiglia intera. A me questo genera sofferenza, quindi è la sensibilità il motivo per cui faccio questo video. Solo quella. Il fatto che io possa trasmettere ciò che provo, come tanti altri probabilmente provano, ma lo voglio trasmettere a coloro che invece sono piatti, che non hanno l'animus della condivisione emotiva di questi momenti con le vittime della tragedia. E le vittime della tragedia non sono per me i morti, perché io i morti preferisco immaginarli in un mondo felice, preferisco immaginarmi quel bimbo che sta giocando in una spiaggia colorata di rosso, in un altro posto, con un sole cocente. Quello preferisco immaginarmi per i morti. Ma la solidarietà con le vittime significa con le persone che ora stanno morendo, si stanno struggendo dal dolore, le persone care, la nonna, la zia di questo bimbo, di questi bimbi, o i fratelli, o i parenti delle persone più grandi. È a loro che va la mia unione emotiva, è a loro che dedico questo momento di riflessione per sensibilizzare le persone affinché non venga strumentalizzato sempre tutto. Questo è lo scopo del mio video, trasmettere la sensibilità, perché qualsiasi cosa fai nella vita, se la fai con la sensibilità, se la fai con la condivisione emotiva, rende 100.000 volte meglio. Persino spazzare per terra. Possiamo parlare di tutto, di politica. Si dimetta il ministro delle infrastrutture. Possiamo anche parlare dei lavori per la riedificazione di questo ponte, Morandi. Ma un conto è farlo con l'animus e la sensibilità di chi condivide emotivamente un momento così drammatico. E un conto è farlo puramente per motivi merceologici. Questa è la differenza. Per questo a me non piace prendere parte del gioco della caccia alle responsabilità, dell'accusare l'uno piuttosto che l'altro. Non mi piace perché mi sento vittima di un sistema merceologico strumentalizzatore di tutto e non lo voglio fare. Di certo si può dire che questo ponte aveva 51 anni di vita, ma quale calcestruzzo, sebbene armato, puoi aver utilizzato che resiste per sempre alle intemperie? Ma quale? Non esiste, non c'è la garanzia vita della durata di questi materiali, ammesso che sia stato un cedimento strutturale piuttosto che del sottosuolo legato ad altre ragioni, cosa che ancora è da accertare. Ma al di là di questo,
Oggi siamo nel 2018, dal 2013 ad oggi sono crollati 10 ponti, 10, non uno. E quanti altri ne dovranno cadere di questi ponti? In Italia prevale il principio conservativo delle opere infrastrutturali, come se fossero il Colosseo, ma non hanno una funzione statica, sono opere funzionali, sono opere che hanno bisogno di non soltanto di manutenzione, ma secondo me di sostituzione. In Svizzera c'è un programma preciso che ogni tot decenni vengono abbattuti e sostituiti i ponti. Noi no, principio conservativo. Poi la società Autostrade, che era responsabile perché il ponte faceva parte della A10, quel ponte faceva parte dell'autostrada. La società Autostrade prende soldi e soldi e soldi sui pedaggi. Siamo rimasti noi ogni volta da Roma a Civitavecchia 5 euro di pedaggio. Va bene, paghiamo i pedaggi, ma almeno dedicate risorse negli investimenti per garantire la sicurezza pubblica. Tra l'altro, la società Autostrade è ampiamente posseduta da Benetton, che ha sede in Lussemburgo, quindi 2 più 2 fa 4, l'imposizione fiscale sarà anche irrisoria. Non mi interessa più di tanto la responsabilità dei politici, non me ne frega niente, non voglio parlare di loro. Il grande interrogativo è: ci sono i soldi a disposizione per ristrutturare l'Italia? Dal punto di vista idrogeologico, ogni inverno si accantonano morti su morti. Ora c'è sta il discorso infrastrutturale. Quanti altri ponti, se dal 2013 a oggi ne sono crollati 10, ne dovranno cadere nel futuro? Allora io vorrei sapere, qualcuno deve darmi questa risposta: i soldi ci sono o non ci sono? Perché se i soldi non ci sono, significa che lo Stato assicura la morte alle persone, punto. Perché si salvano solo coloro che sono fuori da quei pericoli, perché abitano lontano o da zone idrogeologicamente a rischio, o da ponti, o da situazioni in cui è talmente precaria la situazione che da un giorno a un altro può crollare qualcosa e muori. E siccome c'è gente che ci abita vicino o che deve percorrere un ponte tutti i giorni per forza, per mangiare, perché lavora dall'altra parte del ponte, significa che se non ci sono risorse, l'Italia assicura la morte alle persone. Questo è un discorso semplice. La morte alle persone, una speranza e un augurio. La speranza è che sotto a quelle macerie dove i santi vigili del fuoco stanno lavorando, operando con tutte le loro forze, non emergano altre vittime. Questa è la grande speranza. E il forte augurio invece è che quel bimbo, quella famiglia come tutte le altre, ora siano da qualche parte a divertirsi, siano sereni, siano spensierati e stiano facendo qualcosa magari di più bello di quello che avrebbero fatto. Quel bimbo adesso doveva stare in spiaggia, in Sardegna, a godersi il Ferragosto, non sotto a 500.000 kg di cemento armato. Chiedo scusa a tutti di aver pubblicato questo video, ma l'unica ragione per cui ho pensato di farlo sta in questo terzo fattore, sta nella condivisione della sofferenza, nella capacità di immedesimarsi nel momento del crollo all'interno di quell'automobile con una famiglia e dei bimbi. Sta in questa capacità la differenza. Se coloro che a vario titolo sono chiamati a fare scelte riuscissero ad avere questa dote, che però, ahimè, credo sia innata, non si può indurre, quindi è un augurio quello che ci facciamo, se riuscissero ad avere questa componente, questa partecipazione emotiva a queste sofferenze che si stanno provando e si continuano a provare e che ragionevolmente si ripeteranno nel tempo, solo con questa dote potrebbero arrivare dei cambiamenti, già difficilissimi, ma senza di questa finiremo tutti vittime di un sistema strumentalizzatore e merceologico anche delle sofferenze altrui. Arrivederci.